Subito dopo il Big Bang, ma proprio subito, l'universo si è espanso rapidissimamente. Dicono che questo sia accaduto 10 alla meno 43 secondi dopo la sua nascita. Un numero decimale così piccolo da essere scritto con ben 43 zeri. E l'espansione sarebbe durata appena 10 alla meno 35 secondi. In questo tempo incredibilmente piccolo, l'universo si è allargato miliardi di volte e sono accadute un sacco di cose. Prima fra tutte, la materia ha avuto la meglio sull'antimateria. Inizialmente, infatti, materia e antimateria, l'una opposta all'altra come carica elettrica e nel modo di piroettare su loro stesse, hanno convissuto per un tempo brevissimo. Non pacificamente, a dire il vero, tant'è che le particelle dell'una e dell'altra hanno fatto una gran battaglia, annientandosi le une con le altre, e questo ha generato non poca confusione e liberato un sacco di energia. Per le leggi della fisica nel nostro universo, la simmetria tra materia e antimateria dovrebbe essere perfetta. Invece non è così, e non sappiamo nemmeno come questa simmetria si sia rotta. In qualche modo la materia ha vinto, anche se per un soffio. Ne è sopravvissuta pochissima, ma comunque abbastanza da formare, nei primi minuti dopo il Big Bang, i nuclei e poi gli atomi, e poi con calma anche le stelle, i pianeti e le galassie, noi stessi e tutto ciò che conosciamo. Ma questo è avvenuto dopo, nei millenni, milioni e miliardi di anni a seguire, quando l'universo si è calmato e ha iniziato a espandersi più lentamente. Insomma, se nello scontro con l'antimateria non fosse sopravvissuta un po' di materia, non ci sarebbero le stelle e noi non esisteremmo. Non ci sarebbe proprio nulla a parte la luce. Ma la scomparsa dell'antimateria da sola non basta a spiegare l'esistenza dell'universo. Tutto nel cosmo si muove a velocità pazzesche. Oltre a essere trascinati nell'inarrestabile espansione dello spazio, tutti gli oggetti celesti si portano dietro un qualche moto rotatorio. La Terra, e noi con lei per esempio, ruota sul suo asse alla bellezza di 1700 km all'ora e intorno al Sole a una velocità 60 volte maggiore. L'intero sistema solare, poi, ruota a 792.000 km all'ora intorno al centro della galassia. E non solo il nostro sistema solare. I 200 miliardi di stelle della galassia, con i loro pianeti e satelliti, si muovono a questa stessa velocità. Ma come fanno a non disperdersi con tutta quella forza centrifuga? È sufficiente l'attrazione di gravità tra le stelle a tenerle insieme? I fisici lo hanno calcolato. Le stelle delle galassie, per quanto numerose, non bastano a giustificare la loro coesione. Dovrebbero essere molte di più. Inoltre, se ci fossero solo stelle, quelle più lontane dal centro della galassia dovrebbero muoversi più lentamente di quelle vicine, come prevedono le leggi di Keplero. Invece ruotano alla stessa velocità, come se qualcosa le accelerasse. Qualcosa di invisibile e poco conosciuto, che abbiamo chiamato materia oscura. Sono diversi gli indizi della sua esistenza, quasi tutti legati ai suoi effetti gravitazionali. Questo ha permesso di calcolare quant'è la materia oscura in tutto l'universo. È 6 volte più abbondante della materia normale. Ma anche così i conti non tornano, perché materia e materia oscura insieme spiegano solo il 26% dell'universo. Sembrerebbe dominare l'espansione del cosmo una forma di energia ancora più misteriosa della materia oscura. È l'energia oscura, il 74% di tutto. Ma questa è un'altra storia.